Allora, sono con me alla mia destra, delegato dalla sindaca di ieri, l'assessore Gemmo, la sindaca di guardare la rappresentante dei borghi di Castelvuoto, il commissario di Crisiscemi, il dottor Cerami, e alla mia sinistra Boggio, chiedo scusa, e no, i commissari che mi evocano. E alla mia sinistra l'ingegnere Massimo Curvano, direttore di Siciliano. Secondo noi anche l'assessore Romano, delegato alla delega politica al servizio idrico integrato della presenza dell'assessore Romano. Perché di questa conferenza stampa? E come la articoleremo se i colleghi di Erice e di Crisiscemi sono d'accordo? Perché di perché conseguente anche a una serie di polemiche strumentali avanzate da fantasmi del passato, si riferisco all'ex sindaco Damiano, e anche da ombre, fantasmi del futuro e da qualche palcoscenico privato, sono convinti che la gestione di un territorio, di una risorsa fondamentale, qual è l'acqua, è un bene comune, che non è un bene del comune, possa essere oggetto malcelato di distrazioni, per non dire ruberie, da parte di questa persona. Noi dimostreremo che il lavoro fatto di questi tempi e di questi anni, a differenza di chi non l'ha mai fatto prima, aveva l'onere e la responsabilità di farlo, potenzierà, soprattutto in fase emergenziale, l'acqua per la città di Trapani, l'acqua per le nazioni di Trapani, oggi comune di Crisiscemi, l'acqua per i territori circostanti, per cominciare da Casa Santa Erice, qualcuno vorrebbe far diventare una grande città, togliendogli magari la possibilità di sopravvivere con l'acqua e depredando forse le ricchezze delle tasse. Sono approcci culturali, unici, completamente diversi. Io non voglio trascinare alcuna polemica né il commissario Crisiscemi né l'amministrazione di Erice, ancor meno il soggetto terzo che si sicilia. Però partirei da un dato. L'11 di maggio noi abbiamo inaugurato la riattuazione della federatoria dell'Annunziata in via Ponte Rustico Tempio, prossimo al sacrario della Madonna di Trapani. E abbiamo ricordato come molti secoli fa si cammini e tanti trapanesi illuminati rinunciavano a un bicchiere d'acqua in favore dei pellegrini, dei forestieri che arrivavano a San Polato. Abbiamo esaltato questo messaggio di accoglienza, visto di varietà. Non voglio essere trasferito ricordando che dalle nostre parti, l'ho detto prima, l'acqua è un bene comune, non del comune, l'acqua di Dio. Credo che un po', visto che siete extracomunitari come me su questi territori, avete già sentito dire e sottolineato dai nostri antichi evangeliari questa espressione. E in quell'occasione qualcuno si stupì del fatto che questa amministrazione chiese alla collega di sindaca di tagliare un naso naturale sul monumento della città di Trapani, quella bevaio della federatoria riattivata. Io anche spiegare le ribadisco che diversamente dagli anni del passato, dove quando c'è stato, per gli effetti non solo, territori di Casa Santa Erice, compreso San Giuliano, che sono gli stessi abitanti, parenti, fratelli, sorelle, quelli che stanno nei nostri quartieri popolari e nella trama, a questi fu negata la possibilità
di avere qualche minuto d'acqua per poter utilizzare i servizi igienici di casa, perché il sindaco di Trapani, vestito da sceriffo, bloccò il collegamento emergenziale di un bypass dicendo a questi l'acqua bisogna portarla a casa con le autobus. Il prefetto del tempo non ebbe ad agire in via sostitutiva, facendo scadere in quello che è stato uno strappo pauroso, vergognoso, che nulla toglieva alla città di Trapani, ma che poteva dare un attimo di ristoro alle comunità del borgo di Chiovara a Parma, da San Giuliano a Villa Mancini. Oggi che cosa andiamo ad illustrare? E mi tasso, poi lo chiedo ai colleghi. Andiamo a illustrare un'ipotesi concreta, Cigliacco ha fatto l'intervento già sull'area di competenza, di bypass, che possa consentire di avere più, tutto il termine non tecnico dal punto di vista della parte, più linee di collegamento di approvvigionamento, nei casi in cui ci siano problemi tanto ai pozzi quanto alla cultura di Bresciano, tanto per la città di Trapani, tanto garantendo ritorno ai cittadini trapanesi oggi del comune di Sceglie, quanto utilizzando questa autostrada, la cultura di Bresciano, in maniera superiore rispetto all'utilizzo normale che fa la città di Trapani, con ulteriore dotazione idrica carico di Cigliacco, dunque non togliendo ai trapanesi né ai cittadini trapanesi di Sceglie, in favore dei comuni dell'Aquila e di cominciare. Dunque un bypass che si poteva e si doveva fare nei decenni scorsi e che avrebbe garantito, per esempio noi abbiamo avuto di Barra di Cervere, un tracollo, una grossa difficoltà sui pozzi di Bresciano, a tre giorni siamo stati in grossa difficoltà, tanto su Trapani quanto oggi su Sceglie. Dunque un'ulteriore possibilità di approvvigionamento che possa utilizzare con lo Stato. La condotta di Bresciano che oggi porta X litri, ma ne può portare X in più a carico di Sceglie. Questa stessa condotta che nel momento in cui c'è una defaianza sui pozzi di Bresciano può, di ritorno con l'acqua che viene dal Monte Scuro, avere dell'altra acqua, oltre l'acqua che arriva da un'altra conduttura, mi pare, del Monte Scuro a 400-105 litri, che si rivela insufficiente nel momento in cui non abbiamo Bresciano, perché con 105 litri io non riesco a soddisfare le esigenze della città di Trapani, grazie a questo nuovo bypass in mezzo all'acqua che potrebbe arrivare dall'altra conduttura, riesco anche ad intervenire. In poche parole, è un'operazione di ingegneria idraulica semplicissima, ispirata dal consenso, ispirata a tutelare la comunità trapanese, tanto della città quanto delle frazioni a sud di Trapani, oggi di Sceglie, quanto a non disconoscere il messaggio che carmelitano proposto con quello bevato ai forestieri che venivano al santuario, quindi in questo caso sarebbe agli stessi vicini che qualcuno vuole far diventare trapanesi, vedendogli le ricchezze ma togliendogli l'acqua. Ed è una storia vecchia che sostanzialmente si consuma da parte di certa politica in questa città. Ho detto che su questo in questo momento non mi soffermo, perché non voglio coinvolgere né il commissario né il collega di Ricci. Dunque se voi siete d'accordo io farei illustrare un iniziativa all'ingegnere Buruano e poi ai colleghi che stanno prendendo la parola di lavoro siccome l'assessore Romano. Procediamo in questo modo? Posso? Tanto grazie. Grazie sindaco. Allora, allacciandomi a quanto detto fino adesso, l'intervento di cui parleremo oggi si inquadra in un grosso piano di investimenti che si sceglie acque ha pensato e in parte ha già messo in atto, in parte lo sta facendo, in parte sta redigendo ancora dei
più resistente, più capiente e più, in un vocabolo che spesso c'è adesso, resiliente, ovvero resistente ad azioni esterne. Noi abbiamo due grandi autostrade che arrivano sul lago Erecino, più potremmo dire una statale. Un'autostrada e una statale sono in gestione a Siciliato e sono il nuovo acquedotto Montescuro Ovest, è il vecchio acquedotto Montescuro Ovest, che noi proprio a valle della città di Salerno abbiamo voluto riqualificarlo, lasciare l'esercizio per avere questa terza riva. E l'altro grande sistema di adduzione è l'acquedotto Bresciano. Allora abbiamo pensato che per rendere questo sistema più efficace, più resiliente, l'azione migliore dal punto di vista ingegneristico era quella di fare in modo che le due grandi autostrade avessero delle bretelle di collegamento. La bretella di collegamento più importante, ed è quella che ovviamente ha necessitato il maggior investimento da parte nostra, è stato il collegamento in partenza, ovvero collegare i due sistemi al nodo di Campobello di Mazzara. Il nodo di Campobello di Mazzara è dove nasce l'acquedotto Bresciano. Questo collegamento consente ai sistemi di Sicilia Acqua di poter accedere all'acquedotto Bresciano acqua fino a compensare la massima capacità di trasporto di questo acquedotto, che ad oggi non è utilizzata, ma non è che non è utilizzata per incapacità o mancanza di volontà del comune di Trapani, ma perché l'acquedotto, come spesso accade sui grandi sistemi, è stato ovviamente dimensionato in maniera maggiore rispetto a quella che era la dotazione massima delle fonti in uso al comune di Trapani, per i pozzi di Bresciano. Quindi c'è una capienza, un volume che ancora si può occupare dentro questa acquedotto Bresciano. E noi con questo collegamento che abbiamo fatto dal sistema stadio all'acquedotto Bresciano abbiamo realizzato la possibilità di poter mettere acqua dentro questo sistema. Ovviamente questo collegamento da solo può servire solamente o per aiutare quando ci sono sofferenze il sistema a Trapani, o per, per poter immettere l'acqua che poi viene ad oggi derivata per le isole. Per poter rendere il sistema più resistente serviva anche collegare queste due autostrade alla fine. La fine di queste due autostrade è il serbatoio San Giovanni. Quindi, poco a monte dell'ingresso del serbatoio San Giovanni, abbiamo pensato di realizzare un altro collegamento funzionale tra i due acquedotti, realizzando una sorta di anello chiuso. Ecco, questo anello chiuso può essere usato in due versi. Se Sicilia Acque ha la necessità di interrompere il proprio sistema, anche sul ovest, potrà, grazie al collegamento di monte, immettere risorse nel sistema bresciano e farsela trasportare dal comune di Trapani fino al nodo di San Giovannello, riprendendola dal nodo di San Giovannello e dandola al territorio più vicino che è rappresentato dall'abitato di Casa Santa. Al contrario, se il comune di Trapani avesse dei guasti o l'esigenza di dover inserire delle attività di manutenzione per cui o vengono meno i pozzi bresciani o gli elementi di funzionamento dell'acquedotto, al contrario Sicilia Acqua potrà, oltre alla già fornitura esistente, poter sfruttare questo collegamento per superare l'attuale limite di portata che oggi Sicilia Acqua può dare al serbatoio San Giovanni. Si è unita un'altra opportunità che è stata, che all'inizio non era stata individuata e che poi effettivamente abbiamo scoperto che
bresciana, grazie al collegamento che stiamo avendo, può essere utilizzato al contrario, rifornendo anche le frazioni sud, ovvero diciamo il nuovo abitato denominato di Siliscente, le frazioni di Causa, Prato, Logogrande e via discorrendo. Diciamo, noi fino ad oggi abbiamo realizzato le opere solamente sui nostri sistemi, diciamo, nelle prossime settimane completeremo tutto. Questo è in parole tecniche, spero dette in maniera abbastanza semplice, quanto è stato fatto fino ad oggi. Il sistema poi si completerà con altre iniziative, ma che non riguardano il territorio dell'Agro-Vecino, ma la parte più a sud della provincia, quindi la parte della Provincia. Grazie. No, per aggiungere, diceva, ricordava il professor Romano, che noi abbiamo anche un mezzo di aggiornamento in corso con Siciliacque per quanto riguarda una diversa gestione dei pozzi idrici. A noi serve fisse e di tubi d'acqua per le frazioni ad est, che danno anche sollievo alle comunità di Giuseppe Palizzolo. Non ci interessa inventarci chissà quali milionari finanziamenti per fare una nuova condotta, anche quella che si è fatto il suo lavoro per arrivare a portarla a Prato, ma anche di fare poi un accordo complessivo dove verrà venuto anche questo del bypass di San Giovannello con Siciliano sulla gestione e manutenzione. Significa alla fine anche fare economia di scala nei costi di gestione, tanto nei costi della cultura di Bresciana quanto di quelli di Rici. Dunque anche sotto il profilo economico finanziario, sostanzialmente, è tutto uno guadagno per il territorio e per la stessa cittadina. Ciò non di meno, la sede è quella non proprio tecnica, in ogni caso io passerei, se siete d'accordo, la parola. Non so se il commissario, se il collega 10 mi consente, il commissario della Regione, se vuole intervenire, se vuole intervenire, se vuole intervenire. Ok, grazie, buongiorno. Io sono delegata della sindaca che è impegnata in un convegno per la zona qualche volta. Il problema dell'acqua su che ormai è nuovo a tutti, dalla tecnica fatiscente, varie interruzioni ad un contesto che ancora siamo in attesa che il Presidente della Regione Musumeci individui l'ente gestore della rete idrica. Ieri a questo comune fa fronte alle tante criticità giornaliere che si presentano, alle operazioni, all'acqua torbida che in alcune abitazioni arriva e quant'altro. Sicuramente gli interventi che sono stati fatti dalla popolazione con il comune di Prato e Siciliacque non possono che essere positivi alle tante criticità a volte che si rimangono per interventi nella cultura di Siciliacque o per le nostre o quelle del comune di Rice. Molti cittadini rimangono senza approvvigionamento d'acqua. Tutti sapremo che l'acqua è necessaria. Quindi che più venga questa collaborazione con l'entrata, con Siciliacque, affinché alcune delle città che si presentino vengano meglio. Io mi sto accingendo ad essere
città che è stata chiamata anche a suo tempo a far fronte a queste esigenze del territorio, e che Sicilia senza costi per il nostro territorio riesca a realizzare questo superbasso, riesca ad assicurarci questo beneficio di poter costruire di ulteriore acqua nel momento in cui il territorio ne avrà bisogno, è da considerare diciamo, positivamente. E certo che non ci attendo che da essere proprio di ministro del territorio ai costi e a quelli che sono gli aspetti di natura contrattuale che ne andremo ancora da qui in avanti a stabilire come siciliano. Sì, la pretesa è chiaramente convince il fatto del discorso del contrario, nel senso che nel momento in cui c'è bisogno riusciamo diciamo, a ritornare e soprattutto il fatto che le reti hanno una capienza che è assolutamente in questo momento diciamo così, non viene utilizzata, per cui se io metto più acqua nella rete sicuramente per il raggiungimento del livello sufficiente per dare acqua al territorio viene più facile, non è più però 4 giorni, 5 giorni a che siano diciamo, così sufficienti, diciamo, aggiornato sufficiente per garantire la qualità. Quindi da parte del commissario, delle ministrice, grande attenzione, grande disponibilità e soprattutto augurato da tutte le emergenze in questa maniera possono finire. E se sarà necessario, ciascuno possa
grazie diciamo, alla collaborazione anche con la nuova amministrazione, ma nello spirito di non intaccare e non trasferire le risorse oggi non so al comunità ad altre comunità. Questo sarà la convenzione. Lo scopo di un'unità. I lavori sono stati fatti, ma io non ho capito niente della sua risposta. Questi lavori sono stati fatti o si devono ancora completare? Allora, i lavori del bypass di San Bernardino sono stati eseguiti per il 90%. Ah, ok, però ci sono. Sì. Manca solo il collegamento fisico alla città. Che deve autorizzare il comune con gli atti che andremo a fare. L'acqua che eventualmente dovrà essere utilizzata in soccorso alla comunità e vicina piuttosto che alle isole è viene da risorse del sovrano, cioè di siciliano. Risorse aggiuntive. Aggiuntive, quindi non sono le risorse provenienti dai corsi di Trafano che vengono pettorate a questi periodi. Abbiamo fatto l'analisi di ricordo e già l'hanno detto, scusa sindaco,
perché i vari funzionari della regione e dello Stato nel tempo non hanno consentito l'apertura delle paratie, dunque del recupero dell'acqua, che continuano con il 27 pubblico, si mette il ferro dietro la porta e non lo tassetto. Del ritorno delle acque, di là di questo, delle rimane camminare in maniera inversa.
abbiamo una cosa che è scusa un attimo, ah, anche per spazio anche il discorso, noi abbiamo delle cose che potrebbero funzionare da indici. Una domanda faccio questo passivo. Voi Gracias.
che ha sostituito integralmente la risorsa proveniente dal dissalatore, perché sappiamo tutti alla fine della tua vita iniziamo ad avere qualsiasi problema di quantità e di qualità. Ad oggi l'acqua per tutto il territorio di Cina, tutto, togliamo la città di Trapani che è un sistema semi indipendente, l'acqua è assolutamente sufficiente a garantire il fabbisogno di tutte le comunità, di Elice, Valdelice, Cortonaci, San Vito, Museo, Ferrieri, Scorrendo, Pacello, tutto quello che si trova su questo territorio. Non capisco quali soluzioni alternative si cercano a un sistema che è costato quasi 100 milioni di euro e che è stato già realizzato. Cioè, oggi il problema di questa comunità non è la quantità di acqua che c'è al serbatoio e la qualità di acqua che c'è al serbatoio, ma il fatto che non esiste in tutti questi comuni, non esiste il gestore della rete. Oggi l'acqua arriva ai cittadini per natura, per forza fisica, punto. Quindi è inutile che si cerchino risposte tecniche a un problema. Il discorso Elice ha un ragionamento che ha detto in maniera molto semplice, non c'è alternativa alla sigla. Il problema di Elice non è l'approvvigionamento dell'acqua, ha detto il dottore Furuano, il problema è della distribuzione, della rete idrica che fa discendere, della regione che è l'abitante. Perché se lei deve fare un allaccio idrico su Elice con l'abitazione, al momento è impossibilità da fare. Se deve fare una rottura su Elice, è impossibilità da fare. Quindi chi si deve muovere, e lo dico con fermezza, è il presidente Musumeci. Noi qua abbiamo un conto delle criticità che sono enormi. Da quando se n'è andato il sindaco Brandina, la rete idrica è ancora più collaborata di prima. Si fanno decine e decine di riparazione della rete idrica. E questo è il problema di Elice. Scusate, io voglio fare una domanda che la ragione, la chiudo lì in 3 secondi, la ragione nel tempo com'era? Non faceva le convenzioni alle strutture idriche dei comuni che gestiva. Chiaro? Utilizzava quelle autostrade, quelle strade statali, le strade comunali senza che faceva la convenzione. Lasciando i vari comuni che si compreso, rendono da loro, ecco perché si chiama in causa la responsabilità del presidente oggi protetto della regione, perché era il proprietario delle AS che non ha fatto questo e non può scaricarlo sui comuni, chiudeva la parete. Allora, andiamo alle domande. Allora, il concetto è ampio, praticamente è stato chiuso il circuito, parliamoci un pochino più. Da un lato il bypass, perché io ho bisogno di questo riassunto per convogliare, perché sennò perdiamo tempo. Per convogliare le acque. Oh, il bypass di 15 km è stato realizzato a monte ed è stato completato. Perfetto. Il secondo bypass, perché sono due i bypass, è stato realizzato da San Giovannello, diciamo a San Giovannello, chiamiamolo così, che collega Bresciano con la condotta di Montescuro Ovest proveniente in Sicilia. E siamo al 90% di realizzazione, giusto? Siamo al 90% di realizzazione di questo secondo bypass. Tempi tecnici per chiusura di questo secondo bypass. Allora, il tempo tecnico di esecuzione del lavoro è di un giorno. Un giorno. Bisogna solamente definire ora. Diventa un istante. Perfetto. Perfetto. Questi atti contrattuali, se non ho capito male, praticamente consentiranno alla città di Trapani di usufruire delle acque di Sicilia qualora ci fosse una mancanza e viceversa, qualora ci fosse una mancanza nella zona di Elice, detto in maniera volgarmente, Elice compra l'acqua da Trapani e viceversa. O la prende sempre da Sicilia che però la fornisce da un altro modo. Era secondo me una spiegazione. Allora, la domanda ora che diventa per il commissario di Misiliscemi, perché diventa importante da un altro punto di vista, a questo punto Misiliscemi paradossalmente
può scegliere se fornirsi attraverso Bresciana, quindi Trapani, o attraverso Siciliano. No, 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 ma no. Allora, i collegamenti sono nati per rendere il sistema più resiliente, ovvero fare i lunghi scambi, i lunghi, diciamo, supporti. A un certo punto ci è venuto in mente, perché noi abbiamo pure studiato tutto il sistema di alimentazione delle persone. L'abbiamo studiato, l'abbiamo modellato idraulicamente. Abbiamo modellato il funzionamento della prodotta bresciana, rispondo al caro amico della cucina, e abbiamo detto, se comunque nasce, cioè, abbiamo creato anche una seconda opportunità, cioè in caso di disservizio del pozzo bresciano o della prima parte della prodotta bresciana, quel collegamento potrebbe essere utilizzato per fare fluire in senso inverso l'acqua dentro il sistema bresciano, fino ad arrivare al nodo di Marracco con la salsa, che permette di alimentare tutte le estrazioni oggi. Questa è acqua che viene veicolata sempre attraverso Trapani. Okay. Sarà una risorsa di Sicilia, ma è acqua, comunque nel momento in cui passa attraverso il bypass diventa limitata. I rapporti contrattuali trattata di Siciliano rimangono invariati, saranno sempre di una cessione di Trapani. Perché ecco, io lì volevo arrivare, perché stiamo dando per scontato che il futuro comune di Misiliscemi dovrà obbligatoriamente rifornirsi attraverso Bresciano. Misiliscemi è un proprietario di una... Sì, di comunque sono queste cose si trovano un po', teoricamente Misiliscemi è un proprietario di una... Noi ci dobbiamo, noi ci dobbiamo intendere la parola. Gli abitanti trapanesi di Misiliscemi non sono degli abitanti, sono dei trapanesi. Che per colpa di altri trapanesi che governavano questa città nel tempo, se ne sono tenuti sotto di la scala, che è chiarissimo. Sono proprietari in quota parte di tutto quello che è patrimonio della città, che sono i supporti, le condotte, eccetera. La questione qual è? Noi avremo con questa autostrada dentro i limiti di velocità e sicurezza, dunque la concessione, la portata, eccetera, la possibilità di avere più acqua in caso emergenziale, tanto per la città di Milano, uno, tanto per i Siciliani, due, quanto per i altri comuni, questo è il problema. È come se a casa tua tu hai condutture diverse da cui il momento di emergenza ti rubinetto, cioè è di una semplicità sociale e di un buon senso, di una serietà straordinaria. Poi, che se qualcuno che diciamo, può strumentalizzare, io faccio anche noi con gli uomini, vantaggi vecchi e nuovi che si fanno in valore di noi. Però, insomma, no, per cultura io li faccio. Per cultura io li faccio. Quelli che non facevano le cose, me sono quelli che mi scrivono in maniera mafiosa l'acqua nel televisivo. Scusate, ma... Allora, ci sono altre domande? È stato un piacere, anche se abbiamo una notizia brutta. Che è successo? Un ragazzo. Ma quello che tu sulla questione che si paventa una stagione difficile per le biglie e vergognosa per la gestione delle biglie anche per quanto riguarda l'irrigazione dei campi. Cioè la responsabilità è esclusivamente politica, nel senso del mancato controllo delle pubbliche amministrazioni, tanto statali che regionali. Andate nelle campagne, non solo che si dice. Ci sono, è una cosa.